Flip cup tecnica base? Non oggi. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. E oggi torniamo a parlare di flip cup, ma soprattutto ne parleremo con un ospite. E sì, parliamo di un'artista italiana che stimo molto per le flip cup che fa, perché fa davvero delle cose meravigliose. Ha tanta esperienza con questa tecnica qui, perché lei è innamorata di questa tecnica, no? E ogni artista tende un po' a perfezionare quelle tecniche che emozionano di più nel farla. Solitamente è quello che ci provoca, no? Più emozione è quello che poi andremo a ripetere più volte. Lei si è veramente specializzata in questo e fa delle cose molto belle. L'ho invitata, sono molto, la ringrazio per aver accettato, perché credo che sia una cosa carina anche collaborare, condividere le proprie conoscenze, competenze tra i vari artisti, ma questo aiuta a crescere, no? A non rimanere sempre nel proprio spazio, ma anche allargarlo un po' verso gli altri. Con il video che abbiamo fatto l'altra volta, quello sulla flip cup, abbiamo visto la ricetta, i dosaggi e la consistenza. Oggi, con questa ospite, vedrete altri fattori per trasformare e elevare il modo di fare flip cup a un livello un po' più elevato. Sì, perché la flip cup è considerata una tecnica base, no? Viene proprio nel mondo della fluid art, viene un po' inserita tra le tecniche base. Ma questo perché? Perché quando ci si approccia alla fluid art, quello che si cerca sono le celle, e la flip cup, mettendo un po' di silicone nei colori, anche se si sbaglia un po' la consistenza, in un qualche modo queste celle vengono. Anche se le consistenze non sono tutte uguali, magari non sarà bellissimo il risultato finale, ma le celle iniziano a venire, per cui si tende a fare esperienza iniziando da questa tecnica. Ma, come ho già detto in un'altra occasione, più vado avanti a fare fluid art e più maturo l'idea che non esistano tecniche di base e tecniche avanzate, ma esistano tecniche eseguite a un livello base o a un livello avanzato. E questo, secondo me, vale anche per la flip cup. Credo che oggi lo potrete vedere, anzi, vi invito ad aprire bene occhi e orecchie, perché questa ospite che condurrà la realizzazione dell'opera di oggi, vi spiegherà e vi rivelerà tanti altri piccoli segreti. Quindi, questi non sono video da guardare, sono video da studiare. Molto preziosi perché comunque sono competenze che vengono condivise in modo assolutamente gratuito, quindi aprite bene occhi e orecchie, cercate di carpire tutti i segreti per elevare il vostro livello di fare flip cup. Quindi abbiamo detto che la ricetta la conoscete, come anche i dosaggi e anche la consistenza richiesta per eseguire una bella flip cup. Oggi imparerete altri trucchetti, quindi io non voglio rubare tempo a questa ospite che si presenterà da sola e vi condurrà nell'esecuzione di questa piccola opera. Quindi noi ci vediamo dopo e io vi lascio alla visione e alla conoscenza di questa ospite, di questa artista. Buona visione! Ciao a tutti, mi chiamo Monica Catalano, mi presento e su Instagram mi trovate come Monica Arte Fluida
E intanto ringrazio Francesca per avermi invitato a fare un video sul suo canale YouTube e vi farò un video sulla flick up. Io adoro questa tecnica, la faccio da quasi un anno. E scusate se sentite ogni tanto un urlo, è il mio pappagallo. E quindi andremo a fare una tela da 24x30 con due tazze che ribalteremo sulla tela e vi dirò passo passo cosa ho fatto. Intanto ho preparato i colori e io uso i Montmartre perché sono i più brillanti secondo me, per questa tecnica sono perfette. Qui abbiamo il giallo, non so se lo vedete, si vede? Ok. Abbiamo il giallo, il rosso, l'arancione. L'arancione ho usato Artina. Artina pure è un buon prodotto. Il bianco, sempre della Montmartre, il blu ftalo e il turchese. E diciamo che il turchese ci ho messo un po' di bianco per farlo un po' più chiaro. E useremo oggi questi colori che sono molto brillanti. L'effetto sarà, secondo me, molto bello. Allora, andiamo a vedere come creare le celle. Con il silicone, ovviamente. Io il silicone qui l'ho messo sul giallo, sul blu e sul bianco. Non l'ho messo su tutti i colori perché voglio un po' meno celle, quindi andremo a metterne un po' meno. L'importante è girare bene il colore, perché poi se no si formano quelle celle un po' deformate, quelle un po' grandi, che si deformano molto se non si gira bene. È vero che vengono grandi, ma vengono tutte deformate. E si mette una goccia ogni 30 grammi di colore, e in questo caso erano messe due, e la consistenza è abbastanza fluida, deve essere abbastanza liquida. Allora, andremo a sovrapporre i colori in queste due tazze e faremo due strati. Allora, andiamo con il giallo. Prima andiamo con il giallo, ecco qua. Se volete saltare questa parte che è un po' noiosa, potete saltarla. Io li sovrappongo così, non come la ring, ma in questo modo. Il rosso ne metto poco perché tende a prevalere un pochino sui colori. Quindi, Cocco parla intanto nel frattempo, il mio cocco, il mio pappagallo. Allora, ecco qui, mettiamo l'arancione. Anche l'arancione prevale un pochettino, quindi non tantissimo. Andiamo a rimettere il bianco. Andiamo a mettere il bianco, no, rimettere no, perché non l'ho ancora messo. Ok, di bianco ne mettiamo un bel po', perché andiamo a spegnere un po' l'arancione. Il bianco io lo metto sempre nelle flip perché tende a spegnere quei colori che sono un po' troppo prevalenti. Questo è il blu ftalo. A me piace tantissimo questo colore. A volte lo scurisco con il nero o a volte con il bianco, a secondo l'effetto che voglio ottenere. Però è un buon colore scuro. Adesso andiamo col turchese. Qua, quindi mettiamo un bel po'. Riandiamo con il bianco, perché non lo voglio accostare al giallo, perché si tende un pochino, poi viene un po' fangoso. Quindi rimettiamo un pochino il bianco, ne mettiamo poco però. Almeno, ecco, lo isoliamo dal colore giallo e ricominceremo con il giallo. Ecco qua. Andiamo con il rosso. Ok. Arancione. Ritorniamo con il bianco, ne faremo due tazze belle piene perché la cosa importante nelle flip è avere tanta tanta vernice. È vero che se ne butta parecchia, però è l'unico modo per far sì che le celle non si deformino perché abbiamo più colore e quindi diciamo le celle fluttuano sul colore e riusciamo a fare dei movimenti giusti, l'inclinazione della tela viene meglio. Quindi io dico sempre prepariamo più colore, anche se magari non è necessario perché basterebbe meno. Però è meglio averne di più. Ecco anche i cani, io ho tutto cani, pappagalli e via dicendo. Ok.
Io direi che sono abbastanza pieni, quindi potremmo accontentarci di... Vorrei fare un altro giro, ma in realtà va bene così. Allora, adesso andiamo a spostare un pochettino, ci facciamo spazio e adesso andiamo a ribaltare i due bicchieri. Allora, non è semplicissimo, però basta mettere il dito sotto per la base, due dita, diciamo, prendere, fare diciamo, un gioco di polso, ok? Dobbiamo cercare di non farne uscire troppo, speriamo di riuscirci. Non sempre mi riesce, ok? Ne è uscito poco. Stessa cosa qui, ok. Adesso dobbiamo aspettare un pochino, poco poco, perché che il colore scenda. Quindi lo facciamo scendere. E dopodiché andiamo appunto a farlo scorrere sulla tela. Allora, poi abbiamo, allora, la torcia, ovviamente, la torcia, questa qui, e io uso questa piccolina quando voglio fare appunto delle celle un po' più controllate, cioè le metto dove voglio io, ce l'ho anche quello più grande, però quello lo uso per le tele più grandi. Abbiamo questo, che è un coso di cartone, diciamo un angolo di cartone, per far sì che non scenda troppo colore, perché voglio che la maggior parte del colore rimanga sulla tela, perlomeno all'inizio, poi dopo vi spiegherò. Quindi adesso andiamo a ribaltare questo colore. Ecco qua, sono colori bellissimi, diciamo di questo di solito vengono bei colori. Andiamo a coprire tutta la parte, diciamo, degli angoli, quelli vanno sempre coperti bene. Quindi facciamo sì che il colore vada un po', ecco, ok. Guarda che bellissimi sono i colori con questi. Ecco qua, vedi che il rosso è abbastanza prevalente, come abbiamo detto. Tutti i rossi e gli arancioni sono abbastanza prevalenti, però insomma in questo caso mi piacciono. Allora, adesso dobbiamo cercare di farlo un attimino, fare andare, ecco, un po' farlo scorrere. Adesso però io non voglio perdere questo colore, questa quantità. Quindi cosa vado a fare? Vado a prendere gli angoli. Allora, cominciamo con questa parte. Aspettate che tiro su le maniche perché altrimenti già ho battezzato tanti, tanti, tanti maglioni. Allora, vado a spostare la quantità, sempre questo movimento destra-sinistra, e vado a spostarlo qui all'angolo. Ok, quindi uno è fatto. Poi andiamo da quest'altra parte e andiamo sempre a fare lo stesso movimento. La quantità in questo caso è qui. Quindi dobbiamo cercare di spostarla sempre con questo movimento destra-sinistra. Ok, e riportiamo la vernice al centro. Perfetto. Dopodiché andiamo a spostare la tela e facciamo la stessa cosa. Questo lo togliamo. Ok, adesso la quantità di vernice sta qui e come vedete cerco di farlo andare all'angolo senza perdere il colore, però la quantità. Ok, lo riportiamo un po' al centro. Adesso facciamo quest'ultimo angolo. Ecco qua. Ovviamente un po' di colore se ne va. Cerchiamo di coprire tutti gli angoli. Ok, tanto adesso dobbiamo spostare un po' di colore. Ok. Adesso riportiamo il colore un po' al centro, quindi al centro ci deve stare più quantità di colore. Adesso mi devo lavare le mani un attimino, mi lavo le mani, così posso toccare la torcia. Io di solito uso i guanti perché poi dopo sono un po', diciamo, un po' pigra, non mi va di lavare le mani, quindi uso i guanti. Allora, adesso andiamo appunto a prendere la torcia. Eccola qua. E voglio, diciamo, studio il modo dove voglio le celle. In questo caso, per esempio, posso fare questa striscia qui. Quindi andiamo ad accenderla. Non ci avviciniamo troppo, perché altrimenti avremo un ammasso di celle e non mi piace. Quindi andiamo a fare questo movimento per creare il calore, per far salire il silicone in superficie. Quindi lo passeremo varie volte e adesso vedrete che tra un po' salirà su.
Poi abbiamo questa parte qui, io farei questa parte qua, quindi andiamo ad accenderla, se si accende. Ok, scusate, ma fa un po' di bizze questo. E andiamo a fare anche questa striscia qui. Vediamo se riusciamo a farle salire. Ok. Perfetto, qui ne sono uscite poche, però perché c'è ancora tanta quantità di vernice, eh? Anche quello, quindi adesso andiamo a fare questa parte qua. Ok, come vedete adesso sono piccole ovviamente, ma andiamo adesso un pochino ad allargare, a togliere anche un po' di vernice perché vedo che non esce tanto, quindi evidentemente c'è troppa vernice. Ok, la riportiamo sempre al centro, eh? Ok. Allora, il movimento da fare è sempre possibilmente sempre questo, quindi riportiamo al centro un po' la vernice, eccola qua, e andiamo un'altra volta a provare a vedere se risale. Eccole qui, infatti, adesso salgono meglio. Ecco, mi sono avvicinata troppo. Vedete che quando mi avvicino troppo si formano quei gruppi di celle vicine. Ok, ecco che comincia a salire. Ok. Allora, adesso sono piccoline, quindi adesso dobbiamo cercare di allargarle un pochettino. Quindi andiamo a fare questo movimento. Quindi destra, sempre giocando appunto con la parte centrale dove c'è più vernice. Ecco qua, e cominciano, come vedete, ad allargarsi. Togliamo pure un po' di vernice, però sempre ecco, facendo questo movimento. Adesso riportiamolo un pochino al centro. Ed ecco qui che sono molto più grandi di come l'abbiamo fatto all'inizio, no? Vedete che si allargano, però mantengono la loro forma circolare, ok? Quindi andiamo a togliere un po' di questa parte qui, non mi piace tanto, quindi cerco di, ecco, di togliere. Ok, riportiamola sempre al centro. Ecco, sinceramente mi piace, ecco, quando le celle sono multicolore, sicuramente più tonde e controllate, cioè nel senso che non è troppo troppo pieno di celle. Non voglio all'inizio lo facevo così, li facevo così i miei quadri, dove c'erano tantissime celle, però in effetti comincia a piacermi più l'effetto più controllato. Adesso andiamo a vedere, allora, questa parte quale ci piace di più? Diciamo che questa parte non mi piace tanto il colore, ok? Quindi cercheremo adesso di riportarlo, però bisogna vedere se c'è ancora abbastanza vernice da poterlo fare. Diciamo che ce l'abbiamo ancora un pochettino. Ok, in modo che sia più arancione che. Ok. Perfetto. Io direi di mettere qualche altra cellina qui, poca poca. Mi devo purtroppo rilavare le mani, scusatemi, io non ho uno studio e io faccio le mie cose dentro casa, ho una casa piccolissima e sto praticamente sulla cucina. Ok, allora andiamo a fare altre celle qui, ne metterei qualcuna qua. Ecco qua, proprio ok. E qui qualcuna qua proprio appena appena. Ecco qui, ok. Eccoci qua. Quindi adesso si allargheranno un pochettino, però quelle le lascio più piccole perché mi piace anche giocare con le forme grandi e piccole, quindi comunque si sono già allargate. Quindi facendo questo movimento, se io vado a fare questo, si allungherebbero, cioè diventerebbero diciamo lunghe, non tonde, ok? Invece con questa cosa io riesco a
farle. Allora, quello che piace, che mi piace, riusciamo a zoomare un pochino, ed è queste, sono queste celle qui, che adesso vi faccio vedere se riusciamo a. Queste celle dove ci sono più colori nella stessa cella, dove c'è un contorno, ok? Dove c'è dentro il rosso, questo vedi che è chiaro, qui c'è blu e chiaro dentro. Ecco, queste celle sono veramente quelle che mi piacciono di più. Diciamo che il risultato è abbastanza bello, spero che vi sia piaciuto. Poi chiaramente dobbiamo pulire tutto sotto, sotto dobbiamo togliere tutta la parte del colore, lo faccio con il dito adesso, però insomma. Lo potete fare con la stecchina, io tolgo tutto il colore qui e abbiamo tutti, dobbiamo controllare che tutti gli angoli siano coperti. Io vedo che sono tutti coperti, siamo a posto e questo è il risultato. Spero che vi piacciono i colori e che vi sia piaciuto il video. E chiaramente saluto tutti quanti. Rieccoci, avete visto la realizzazione, il risultato asciutto ve l'ha fatto vedere Monica. E quindi niente, io spero che siate riusciti a capire qualcosa in più. Credo che davvero quello che vi ha trasmesso sia molto prezioso. Quindi spero che sappiate farne tesoro. Anzi, se è così, se siete riusciti a portarvi a casa anche oggi qualcosa di nuovo, vi chiedo di lasciare un like al video. Potete anche lasciare un commento sotto se vi fa piacere e seguire Monica su Instagram o su Facebook perché davvero secondo me può valerne la pena e può essere anche un ringraziamento per lei. Io la ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarla ancora per essere stata qui con noi, comunque aver condiviso con noi le sue conoscenze, un po' la sua esperienza. Monica è una persona molto umile, quindi assolutamente non autoreferenziale, quindi io la stimo anche per questo, non solo per le cose belle che fa. E spero quindi che ci sarà a breve magari l'occasione davvero per fare qualcosa a più mani. Detto questo, insomma, io vi lascio all'appuntamento con il prossimo video e vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!